Si consegna oggi nella sede dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale una nuova strumentazione al corpo dei piloti dello scalo labronico. Uno strumento che servirà a migliorare le operazioni di ingresso e di uscita delle navi dallo scalo labronico stesso. A parlarci di questa nuova dotazione per il corpo dei piloti, Antonella Querci, dirigente della direzione sviluppo, progetti europei e innovazione dell'autorità di sistema portuale. Si tratta della unità di supporto al pilotaggio all'interno del porto di Livorno. Sono delle strumentazioni assai utili in contesti abbastanza critici come quello del porto di Livorno. In realtà è un piccolo tassello di un importante programma di digitalizzazione dei servizi portuali di Livorno che riguardano in questo caso la sicurezza della navigazione, ma anche altri sottosistemi come quello della mobilità passeggeri, merci. Quindi Livorno è impegnato già da alcuni anni in questo importante programma di transizione digitale. Siamo uno dei pochi porti a livello mediterraneo che abbiamo un'agenda digitale, quindi questo ci permette di sviluppare dei programmi di attività, in questo caso con i piloti e la capitaneria, di veramente molto utili per la funzionalità del nostro porto. La rete 5G assume un ruolo fondamentale in tutto questo, in che senso? Sì, perché i porti si alimentano di oggetti che parlano, che producono informazioni, che ricevono informazioni, in gergo si dice di devices, di sensoristica diffusa, avanzatissima. Per supportare tutto questo ecosistema digitale è necessaria una rete che è un po', come posso dire, il sistema circolatorio, no? Quindi il 5G serve a supportare tutto questo. Nel caso specifico di quello di cui ragionavamo stamani, è la base minima per poter ospitare le navi autonome, ma per poter avere quella accuratezza nella previsione, nella certificazione dei dati che riguardano la navigazione. Livorno è un porto complesso, ma che ha permesso, proprio per questa sua caratteristica, di essere capofila di diverse sperimentazioni. Assolutamente sì, è un porto complesso, come i grandi porti, un porto multipurpose, i grandi aeroporti europei, ma a una scala leggermente più ridotta. E quindi questo ci ha dato la possibilità di farlo diventare un vero test bed, come si dice, delle nuove tecnologie. È stata una sfida importante, perché soprattutto nata alcuni anni fa, dove il porto di Livorno si è aperto, si è messo a disposizione di ospitare le migliori aziende che producono tecnologie di tutta Europa, i migliori centri di ricerca, e quindi c'è stata come un'osmosi, no? Un'integrazione tra gente di porto, esperti, come abbiamo visto, per lavoro, per funzione della navigazione, ma anche esperti logistici, esperti portuali, con ciò che c'era di meglio in termini industriali di ricerca. E oggi cominciamo a misurare i risultati, siamo molto felici di questo. In che modo questa nuova strumentazione aiuterà le vostre attività operative? Sicuramente ci aiuterà ad essere molto più precisi nelle stime dei margini residui di manovra, perché questo strumento, come abbiamo accennato, è praticamente un plotter cartografico a grande scala che si interfaccia con i dati della nave e riporta visualmente su questa grande scala di cartografico, che poi è un plotter, un iPad in maniera fisica, riporta la sagoma esatta della nave con le sue dimensioni, i suoi ingombri esatti, e in tempo reale possono essere ricavati con un sistema touch, di marcatura di segmenti, le distanze residue dalle infrastrutture dove la nave passa. Quindi questo ci porterà ad un aumento di professionalità del servizio reso, perché i passaggi saranno ancora di più monitorati, il tracking della nave sarà ancora più monitorato e ci permetterà anche di correggere la rotta, l'andamento della nave in base a questa, alla diminuzione e all'aumento di queste distanze dai punti cospicui del porto. Quindi tutto questo implica una maggiore sicurezza? Assolutamente, porta ad una maggiore sicurezza e ad una certezza di margini che possiamo sfruttare anche in condizioni magari non troppo favorevoli, quando ci sono dei venti particolari dove appunto il tracking della nave prevede di passare molto vicino ad una sponda per poter guadagnare sull'altra, non so se rendo l'idea, insomma. Quindi con questa precisione di stima si riescono a guadagnare spazi fisicamente non presenti, si creano degli spazi ulteriori.
Nella vostra collaborazione con l'autorità di sistema portuale avete addirittura modificato i vostri mezzi per una rilevazione di tipo batimetrica in particolare. Perché era interessante apportare questa modifica? Ma la modifica è venuta a genio perché noi stavamo allestendo una nuova pilotina, quindi in fase di costruzione della pilotina è stato facile, diciamo, adattarla per accogliere una staffa che regge un batimetro. Il batimetro è uno strumento molto costoso che appunto è di proprietà dell'autorità di sistema, che rileva appunto in maniera tridimensionale la morfologia del fondo e quindi dà modo a loro di controllare, di monitorare costantemente le variazioni del fondale, che è una cosa importantissima per il porto. La modifica è stata minima della nostra pilotina, ma è venuto un lavoro molto ben fatto che ha, appunto, per il quale abbiamo collaborato con i loro ingegneri, che hanno potuto venire in cantiere dove veniva costruita la barca e per seguire questa installazione. L'installazione è stata provata, poi la funzionalità ha dato degli ottimi risultati. Tornando alla strumentazione, diventerà subito operativa? Assolutamente sì, c'è un breve corso di familiarizzazione gestito dal fornitore, che verrà fatto via videocall, a cui cercheremo di partecipare il numero maggiore di piloti possibili, compatibilmente con il servizio reso, e poi partiremo subito. Per i colleghi di noi più giovani che vengono da navi da passeggeri, navi moderne, che sono appena sbarcati da questo tipo di business, specialmente i passeggeri, è facilissimo da prendere in uso. Per noi un po' più anzianotti, diciamo, c'è un lavoro un po' più, diciamo, di studio, ma tutta tecnologia, diciamo, conosciuta, abbastanza conosciuta, sarà facile. Un porto, quello di Livorno, che guarda quindi al futuro già nel presente, come ci spiega il presidente dell'autorità di sistema portuale, Luciano Guerrieri. Il porto di Livorno da tempo ha lavorato e sta lavorando su questo settore dell'innovazione tecnologica e anche di quella ambientale, perché le cose sono estremamente integrate. Stamani abbiamo ad esempio presentato, insieme, in collaborazione con l'autorità marittima e con le università che abbiamo come partner, una dotazione da assegnare ai piloti che consente di facilitare le manovre di accosto in porto e tante altre funzioni. Così come abbiamo potuto presentare all'autorità marittima tutta una serie di funzioni avanzate di controllo che la piattaforma tecnologica dell'autorità portuale è in grado di fare. Naturalmente questo è un settore in piena evoluzione, ma sono già tanti servizi digitali e tecnologici che usiamo come autorità di sistema o forniamo all'autorità marittima o anche alla dogana, che li elaborano anche insieme a noi, per consentire alle merci di viaggiare più velocemente, di fare sdoganamenti veloci, di controllare il traffico navale, di controllare la situazione ambientale meteo marina, di controllare i fondali. Tutto automatico, tutto digitalizzato, e la possibilità di elaborare dati che sono un po' anche il petrolio del futuro, ma in positivo, no? Nel senso che hanno un grande valore. Lei ha detto che è già iniziato quel percorso che ci porterà al porto del futuro. Sì, il porto del futuro è fatto sicuramente di fisicità, di banchine, di piazzali, di fondali, ma è fatto anche di servizi tecnologici che possono portare persino alla possibilità di far muovere oggetti anche in modo autonomo, persino le navi, ma naturalmente questo sarà un percorso per gradi. Ma anche stamani, con l'applicazione di due tecnologie, il 5G e l'Internet delle cose, abbiamo visto già cosa è possibile fare, e sono servizi veramente innovativi.